Lo sai che puoi imparare migliaia di vocaboli inglesi in pochi minuti? Ed è proprio quello che faremo in questo video. In realtà ne puoi imparare anche molti di più di questi, però beh, questa è un'altra storia. Non ti sto prendendo in giro. Infatti ci sono moltissimi trucchi che i più grandi poliglotti al mondo, cioè le persone che sanno tante lingue, usano costantemente per imparare una lingua dopo l'altra e che nessuno ti spiega. Oggi in questo video vedremo proprio una di queste cose così fantastiche. Io sono Fabio Maccagnani e sono passato da essere il classico studente negato alle superiori, così negato che pensava di essere lui il problema, che non avrei mai potuto imparare l'inglese, a parlare 6 lingue e ad arrivare anche ad insegnare matematica in college in Inghilterra. Quindi ho capito più o meno come funziona il mondo delle lingue e so che uno dei problemi principali che ci possono essere per arrivare a parlare una lingua sono proprio i vocaboli. Difatti, come dice il buon Piero Angela nel suo libro, se uno sa 2-3 mila vocaboli e inizia a parlare la lingua, riesce a mettersi a posto tutto da solo e riusciamo a parlare senza problemi. Riusciremo a parlare, comunicare, ascoltare, fare tutto quello che vogliamo. Ma come ci arriviamo? Il primo problema è come cerchi di imparare oggi i vocaboli, cioè ti basi su quello che vedi da tutte le parti, sulle liste di parole che tutti nelle applicazioni, nei libri, nei corsi, gli insegnanti, tutti ti propongono liste di parole e ti dicono studiali a memoria, ma studiare a memoria delle liste di parole non serve a nulla, perché per la nostra mente sono solo dei suoni strani o degli scarabocchi su un pezzo di carta, non hanno un significato. E lo hai visto, non sei mai andato troppo lontano nel cercare appunto di memorizzare liste di parole. L'altro svantaggio delle liste di parole che generalmente ti vengono date per categoria, quindi magari hai tutte le piante del bosco, ma non è che ti interessa molto sapere come si dice salice o pioppo, o tutti gli animali della savana, ma una volta che sai dire leopardo e zebra, non è che puoi davvero avere una conversazione con qualcuno. O magari ti insegnano parole poco utili come tombino, libellula, altalena, non ti servono davvero. Se poi sai parlare la lingua e vuoi perfezionarti, va bene imparare anche queste, ma all'inizio non servono. Però la cosa positiva è che ci sono dei modi per accelerare tantissimo il nostro apprendimento, quindi anche senza andare a vedere come perfezionarsi, si può iniziare fin da subito avendo un enorme vocabolario a nostra disposizione. Questi sono dei trucchi che, come ti dicevo, i grandi poliglotti usano costantemente. Il più importante di tutti sono i gruppi di parole latine. Che cosa vuol dire questo? Ci sono dei gruppi di parole che in inglese arrivano direttamente dal latino, quindi vengono prese e trasportate letteralmente in blocco. Queste parole generalmente le usiamo anche in italiano. Ad esempio, tutte le parole che finiscono con "-enza", tendenzialmente restano uguali in inglese adattandogli un po' il finale. Ad esempio, se voglio dire differenza, dico difference. Adesso, nota come si scrive, è molto molto simile, si scrive differenze, quindi molto simile all'italiano, ma la doppia F non si pronuncia, si pronuncia come se fosse una sola, e la E prima della R sparisce, quindi diventa difference. Ok? Resta comunque molto simile, ovviamente dipende questi gruppi di parole con le pinze, nel senso che resteranno trasportati dall'italiano all'inglese, ma ci saranno delle piccole differenze come questa. Quindi, se adesso ti dico, come diresti tu in inglese qual è la differenza? Beh, guarda come dice madrelingua. What's the difference? What's the difference? Hai visto? La cosa è che resta fondamentalmente uguale all'italiano, la struttura della parola è sempre quella. E se invece volessi dire assenza, come lo diresti? Beh, diventa absence. Nota di nuovo che c'è un suono di una B, è absence. Perché questo? Perché di nuovo la doppia S in italiano non si può dire in inglese, perché abbiamo detto che se ci sono due consonanti, ne pronunciamo una sola, quindi ci mettono una B prima dell'S, però è di nuovo un cambio piccolissimo che con l'abitudine diventerà automatico per te. Quindi se volessi dire "perdonate la mia assenza", come lo diresti? Beh, guarda come lo dice madrelingua. Pardon my absence. Quindi vedi che tu puoi prendere tutte le parole che finiscono in "-enza", gli cambi il finale, adatti un pochino la parola e diventano parole inglese. Così hai già migliaia di vocaboli. Ma la cosa bella è che non vale solo per le parole che finiscono in "-enza". Ci sono difatti più di 15 gruppi di parole che si possono trasportare dall'inglese all'italiano e dall'italiano all'inglese. Uno di questi, ad esempio, sono le parole che finiscono con "-sione", e un altro quelli che finiscono con "-sione", quindi sia con "-z", sia con "-s". Ad esempio, come diresti "televisione"? Beh, guarda come lo dice madrelingua. Television. E formazione? Formation. Quindi come diresti "assumete formazione"? Guarda come lo dice madrelingua. Doom formation. E invece come diresti generazione? Generation. E come diresti allora generazione dopo generazione?
Beh, guarda come dice madrelingua. Generation after generation. Di nuovo, la cosa importante è vedere che non tutte le parole sono perfettamente uguali, ci sono piccole differenze qua e là. E questo vuol dire che non basta sapere il concetto del gruppo di parole, ma dobbiamo usarle. Quindi, se io continuo a parlare in inglese e uso queste parole, ovviamente inizierò a usare la versione giusta e quindi quando dovrò parlare mi uscirà direttamente la versione giusta. Non dirò assence, ma dirò absence. E così via. Ovviamente una cosa importante è che quando parlo, se voglio assimilare la versione giusta, è che qualcuno mi deve dire che lo sta dicendo bene o lo sta dicendo male, perché se nessuno me lo dice io magari continuo a pronunciare in maniera sbagliata differenze e credo che sia corretto e quindi lo ripeto e quando parlerò con qualcuno farò una figura non bellissima perché mi sbaglio. Quindi la cosa importante è usare questi gruppi di parole, quindi sapere quali sono, ma soprattutto usarli e cercare di essere corretti ogni volta che li usiamo, perché se facciamo questo, come detto, impareremo la versione corretta e non solo la impareremo, ma ci verrà automatica, ci uscirà in maniera naturale. Per fare questo devo parlare, devo ricevere feedback e se faccio questo la cosa figa è che non solo imparo questi gruppi di parole, ma addirittura rinforzo tutta la struttura della lingua, perché diventerà automatico non solo usare queste parole, ma usarle in frasi. Quindi riuscirò in automatico a dire delle frasi e sai che se dico una frase dopo l'altra vuol dire che faccio un discorso, vuol dire che sto parlando la lingua. Quindi fai questo, cerca di parlare in inglese, ricevere feedback per ogni cosa che dici e in queste frasi che dici mettici le parole che hai imparato di questi gruppi di parole. Come? Non sai come parlare in inglese e ricevere feedback per ogni cosa che dici? Ci sono molti modi per farlo, alcuni ovviamente molto cari, vuol dire prendere un madrelingua che stia con noi e ci corregga ogni cosa che diciamo, oppure puoi fare anche la ADES Challenge. Ti lascio qua sotto il link, è semplicemente una sfida, un corso preregistrato in cui facciamo esattamente questo. Partiamo da zero, partiamo da una sola parola e iniziamo a creare una frase dopo l'altra. Per ogni cosa che dici ci sarà un madrelingua che ti corregge e ti dice quello che devi dire nella versione corretta, con l'accento perfetto, lavorando anche sulla fonetica in modo che non solo impari a parlare e i vocaboli, ma impari anche a esprimerti con un accento giusto, che avrà il grande vantaggio che poi quando dovrai ascoltare potrai capire madrelingua, perché ormai la tua mente sta associando a quel significato di quella parola il suono corretto. Se invece ci associo un suono totalmente italiano, poi quando ascolto in madrelingua la mia mente non è capace di riconoscere che significato ha quel suono perché non lo conosce. Quindi se vuoi fare la ADES Challenge ti lascio qua sotto il link, ricordati di parlare, di ricevere feedback e di usare gruppi di parole. Vedrai che il tuo inglese nel giro di pochissimo farà davvero un salto. Per oggi è tutto, da Fabio un abbraccio, ciao!